servizi di assistenza pubblici e privati sono sempre più gestiti dai call center, ma il settore e i suoi lavoratori vivono una costante precarietà per l'assenza di regole chiare ed omogenee sulla concorrenza e per la mancanza di tutele sull'occupazione adeguate alle dinamiche del mercato. In assenza di un intervento da parte del governo, diverse aziende del settore hanno già avviato processi di divisione societaria per chiudere in Italia e aprire in Albania o, come nel caso della Transcom di Milano, per difendersi dal rischio Italia, come annunciato dal suo amministratore delegato. Perché avete fatto sciopero oggi? Che vorremmo portare avanti la nostra idea democratica con rispetto, ma far capire che i cambiamenti vanno bene, però con la tutela dei lavoratori. Quindi di che cosa avete paura concretamente, visto che la società... Di rimanere a casa fra un anno. L'azienda è stata spacchettata e hanno fatto in modo che se il futuro dovesse andare come quello di tanti altri nostri sfortunati colleghi, l'azienda potrebbe in qualche modo liberarsi di una parte di noi e quindi ha fatto in modo di dividere la società e di renderle indipendenti l'una dall'altra. Vogliamo che l'azienda apra un tavolo per avere più garanzie, quindi degli ammortizzatori sociali che adesso sul nostro settore, per il nostro tipo di lavoro del call center, non esiste, non abbiamo tutele. Molti italiani, cittadini chiamano il call center ma non conoscono qual è la realtà del call center. Com'è lavorare in un call center? Lavorare in un call center è pesante. Noi giornalmente parliamo con 50 in media persone al giorno, a settimana 350 all'anno. Abbiamo la percezione di cosa pensano 12.000 italiani per ciascuno di noi. Sarebbe forse opportuno ascoltare il popolo del call center, perché è coloro che effettivamente hanno il rapporto con i cittadini italiani. Spesso veniamo trascurati perché il reale rapporto con la società in questo momento in degrado economicamente, sotto i livelli quasi ad arrivare a quelli del dopoguerra, abbiamo il sentore che c'è bisogno di cambiare qualcosa.